Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dare a tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Madre, ti canto una preghiera, quella che tuo figlio ci ha insegnato per amore. Noi ti dal Libro di Cielo, volume 7, capitolo 30, 12 luglio 1906. Avendo molto stentato nell'aspettare il mio benedetto Gesù, mi sentivo stanca e sfinita, onde venendo quasi alla sfuggita mi ha detto: figlia mia, tutto ciò che alla creatura serve di sofferenze o di puntura, ora da una parte punge la creatura e dall'altra parte tocca a Dio, e Dio, sentendosi toccato, dà sempre, ad ogni tocco che sente, qualche cosa di divino alla creatura. Ed è scomparso. Capitolo 31, 17 luglio 1906. Questa mattina vedevo il benedetto Gesù con una chiave in mano e mi diceva: figlia mia, questa chiave è la chiave della mia volontà. Chi vive nella mia volontà conviene che tenga la chiave per aprire e chiudere a suo piacere e prendere ciò che le aggrada dei miei tesori, perché vivendo del mio volere avrà cura dei miei tesori più che se fossero suoi propri, perché tutto ciò che è mio è suo e non ne farà sciupo, anzi li darà ad altri o prenderà per sé ciò che può darmi più onore e gloria. Perciò ecco, ti consegno la chiave ed abbi cura dei miei tesori. Mentre ciò diceva, mi sentivo tutta immersa nella divina volontà, che non scorgevo altro che volontà di Dio. E me la sono passata tutto il giorno in questo paradiso della sua volontà. Che felicità, che contento! E durante la notte, trovandomi fuori di me stessa, continuavo a trovarmi in questo ambiente ed il Signore ha soggiunto:
Vedi, diletta mia, chi vive nel mio volere, non c'è grazia che esce fuori della mia volontà. A tutte le creature del cielo e della terra, che essa non è prima ad averne parte. E questo è naturale, perché chi vive nella casa di un padre è quello che abbonda di tutto. E se gli altri stanno fuori ricevono qualche cosa, è il sopravvanzo di quello che vive dentro. Ma chi può dire ciò che comprendevo di questa divina volontà? Sono cose che non si possono esprimere. Sia tutto a gloria di Dio. Capitolo 32, 21 luglio 1906. Essendo per poco venuto il benedetto Gesù, mi ha detto: figlia mia, tutte le azioni umane, anche sante, fatte senza un'intenzione speciale per me, escono dall'anima piene di tenebre. E fatte corretta e speciale intenzione di piacermi, escono piene di luci, perché l'intenzione è purga dell'azione. Capitolo 33, 27 luglio 1906. Stamattina, facendosi vedere il mio adorabile Gesù abbracciato alla croce, stavo pensando nel mio interno quali furono i suoi pensieri nel ricevere la croce. E lui mi ha detto: figlia mia, quando ricevetti la croce, me l'abbracciai come il mio più caro tesoro, perché nella croce dotai le anime e le sposai a me. Ora, guardando la croce, la sua lunghezza e larghezza, io ne giubilai, perché vedevo in essa le doti sufficienti a tutte le mie spose. E nessuna poteva temere di non potersi sposare con me, tenendo io in proprio pugno, nella croce, il prezzo della loro dote. Però con questa sola condizione, che se l'anima accetta i piccoli donativi che io le invio, che sono le croci, come pegno che mi accetta per sposo, lo sposalizio viene formato e le faccio la donazione della dote. Se poi non accetta donativi, cioè non rassegnandosi alla mia volontà, resta sciolta da ogni cosa e ad onta che io voglio dotarla non posso, perché per formare uno sposalizio ci vuole sempre la volontà di entrambe le parti e l'anima non accettando i donativi significa che non vuole accettare lo sposalizio. Bene, abbiamo visto due brani che sono proprio brevissimi, quindi con degli insegnamenti molto secchi, puntuali di Gesù, e due invece che sono un po' più articolati. Uno sulla divina volontà, troviamo di nuovo qui alcune espressioni chiare ed esplicite, nonché le prime profonde esperienze, ecco, che anche soprannaturali. Qui Luisa parla di immersione nella divina volontà, di trovarsi fuori di se stessa, quindi è una conoscenza soprannaturale, ecco, di questa stupenda realtà che è la divina volontà, di cui ci dice qualcosa. E poi abbiamo la lezione di Gesù, utilizzando una terminologia sponsale oggi per noi un po' arcaica, un po' in disuso, insomma, quindi parla di dote, di donativi che adesso non si usano più, comunque fa comprendere molto bene e il senso di quello che dice, il concetto fondamentale. Andiamo come sempre con ordine. Allora, la prima cosa, ecco, tra l'altro questo è un po' un prequel, un'introduzione all'ultimo capitolo che abbiamo letto, è che Gesù spiega questa doppia, quest'ago a due punte, insomma, che sono tutte anche le più piccole sofferenze, quindi fuori di linguaggio comune, ma un linguaggio spirituale, croci, che la creatura vive, ovviamente per divina volontà. E se la vive santamente, succede che da una parte punge la creatura e dall'altra tocca a Dio. Che significa? Significa che dà un dolore alla creatura, ma di ricambio, pungendo nostro Signore, da questa puntura dobbiamo immaginare che fuoriesce qualche cosa di divino. Quindi la sofferenza procura, se santamente vissuta, ulteriori grazie e divinizza l'anima. Ecco, questo già è un rimando abbastanza esplicito e forte a quanto Gesù spiega in maniera più articolata, appunto, nell'ultimo capitolo. E qui dobbiamo sempre fare estrema attenzione a come noi ci relazioniamo
con ogni minima forma di puntura. Ecco. E qui certamente no, nella preghiera personale sappiamo bene, insomma, che si va dalle piccole contrarietà, dalle piccole mortificazioni, ecco, dai fastidi, insomma, dagli inconvenienti, alle grandi cose, insomma, quindi con cui il Signore continuamente, ecco, ci stimola perché possiamo continuamente crescere in grazia e in santità. Bellissima l'immagine della chiave della divina volontà. Una chiave sappiamo benissimo che apre, e in questo caso apre dei forzieri, apre dei tesori. E Gesù spiega che si ha questa chiave non così, ma perché chi sceglie di vivere nella divina volontà ha cura dei suoi tesori come se fossero i propri. E qui c'è un punto fondamentale, no? Nel senso che le grandi grazie del Signore, come sappiamo, ho spiegato tante volte, meglio ancora più avanti negli scritti, fa attenzione di fare in modo che non vadano sciupate, perché se possiamo utilizzare, insomma, un'immagine molto antropomorfica, quindi molto secondo il nostro modo di parlare, quindi la si intende in questo modo, già si è scottato, diciamo così, con Adamo, insomma, no? Che lo aveva iperdotato, insomma, di ogni bene, ogni grazia, soprattutto di questo dono, e ha sciupato tutto. Ecco, quindi c'è un tempo, questo è un mio pensiero personale, che però sto piano piano elaborando e maturando, quindi c'è un tempo in cui il Signore vede, verifica, prova, saggia un'anima. È come, in certo modo, insomma, anche questo è secondo il nostro modo di parlare, certamente, perché Dio sa tutto, però c'è qualcosa di vero in questa espressione. Dio deve vedere se può fidarsi di noi, oppure no. Perché altrimenti un dono così grande non ce lo dà. È chiaro che come fa a vederlo? Vede come noi lavoriamo, come noi ci impegniamo, come noi facciamo quanto possiamo, anzitutto per imparare a fare in tutto quello che Dio vuole e ad avere appunto cura dei suoi tesori. I suoi tesori sono le grazie del Signore non vanno sciupate, i suoi tesori sono anche le anime, cioè nel senso che quando si vive in intima comunione con Dio, è il bene delle anime, la salvezza delle anime, anche per chi non ha, come dire, la missione, come per esempio un sacerdote è costituito, insomma, per la salvezza delle anime, perché se un sacerdote non cura la salvezza delle anime, a che fa il sacerdote a fare, insomma, no? Però Luisa non era un sacerdote, però insomma ne ha salvate non poche, insomma, di anime attraverso la sua preghiera, attraverso i suoi giri, attraverso le sue offerte, le sue emulazioni, le sue sofferenze, no? E quindi c'è un tempo in cui il Signore, prima di dare queste chiavi, ecco, prova la persona, vede se può fidarsi di lei. Perché questo dono immenso è anche, oltre a tante altre cose, il paradiso sulla terra, la felicità sulla terra. Cioè è il possedere, come Gesù spiega, dice, tutte le grazie che in qualche modo sono ricevute da chiunque, insomma, viva secondo la volontà di Dio, quindi si sforzi di adempiere la sua legge, i suoi comandi, i suoi consigli, eccetera, però viene ricevuto da chi vive nel divino volere come una sorta di primizia, prima e meglio. Ecco. Dice, non c'è grazia che c'è fuori dalla mia volontà che essa non è la prima ad averne parte. La creatura che ha vissuto
ininterrottamente, più perfettamente nella divina volontà, sappiamo essere la Madonna, e c'è una dottrina comune, insomma, di tutti quanti i mariologi, pacifica, insomma, da sempre accettata, che non esiste grazia, sia nell'ordine della grazia santificante, che nell'ordine delle grazie gratis date, quindi dei doni straordinari, che sia conosciuta nel corso di tutta la storia dell'ascetica e della spiritualità, che la Madonna non abbia ricevuto prima e più di qualunque altro santo, mistico o quello che vogliamo, insomma. Qui Gesù spiega il motivo, è impossibile che non sia così, perché nella divina volontà tutte queste cose sono contenute essenzialmente e concentrate, quindi chi ci vive è ineluttabile, è inevitabile che abbia sempre la primizia di tutti quanti questi tesori di grazia. Poi Luisa si ferma perché, come sempre accade nelle esperienze strettamente soprannaturali, questo chi conosce un pochino di mistica vera, chiaramente, quindi mistica cattolica autentica, sa bene, ecco, che tutti quanti questi testimoni di eventi soprannaturali spesse volte devono fermarsi, perché non possono spiegare con le parole, non riescono a spiegare con le parole ciò che hanno vissuto. Lo troviamo già in San Paolo, insomma, quando narra le sue esperienze mistiche nella, se non ricordo male, seconda lettera ai Corinzi, no? Quando parla del suo rapimento al terzo cielo, eccetera. Bene, passiamo alla purezza dell'intenzione. L'intenzione è una, l'abbiamo visto già tante volte, è una componente essenziale dell'azione, perché Gesù ricompensa e gradisce solo le azioni compiute con purezza di intenzione. E noi sappiamo che sotto questo punto di vista, ecco, per raggiungere la massima purezza di intenzione possibile, perché noi certamente possiamo anche mettere l'intenzione, dobbiamo metterla generale o particolare, di fare le cose per piacere a Gesù. E però, come spiegava bene San Luigi Maria Monforte, le nostre intenzioni, essendo noi feriti dalla macchia d'origine, presi anche da tante passioni, non possono mai essere perfette, possono essere pure, ma mai perfette. La perfezione dell'intenzione c'era solo assolutamente presente nell'operare della Madonna. E noi sappiamo che la consacrazione a Totus Tuus, uno degli esercizi fondamentali, è imparare a fare tutte quante le cose per mezzo di Maria, proprio perché le nostre intenzioni, che devono essere comunque pure nel senso di rivolte alla gloria di Dio, al bene delle anime, quindi fare tutto quanto per l'amore di Gesù, però possono essere anche perfette, quindi non macchiate di quell'acido, di quel piccolo compiacimento, di quella piccola superbia, insomma, di quel piccolo ritorno, ecco, di gratificazione, di soddisfazione, di stima da parte delle altre persone, no? Che anche quando non è la motivazione primaria del nostro agire, perché se lo fosse toglie ogni valore all'azione anche santa davanti a Dio, però come compresenza anche minoritaria è spesso presente, se siamo sinceri con noi stessi. Ecco, non attenzione, perché bisogna sempre ricordare che molte intenzioni agiscono a livello inconsapevole, e uno può illudersi che sta facendo una cosa per amore di Gesù, ma la sta facendo per altre intenzioni, compiacere le creature, carpire la stima delle creature, carpire l'affetto delle creature, cercare qualche gratificazione, eccetera, eccetera, no? Ecco, quindi. Bene, quindi attenzione a, perché un'azione anche santa, dice Gesù, senza questa purezza di intenzione esce dall'anima piena di tenebre. E quindi non ha certamente un grande valore agli occhi di Gesù. Veniamo infine, ecco, a questo discorso un pochino più articolato sulla croce, che riprende quanto già detto prima, circa la doppia puntura di ogni sofferenza. Allora, noi sappiamo che Gesù la croce l'ha abbracciata, e chi prega le ore della passione
rimane sempre molto, molto, molto colpito, no, da quello che Gesù stesso dice: guarda la croce, la misura, misura la lunghezza, la larghezza, lo spessore, insomma, no? E impressionante, insomma, vedere quella scena. Gesù era già non provato, ma di più, insomma, da sofferenze inaudite, non si reggeva più in piedi, insomma, no? E si avventa verso questa croce con parole, insomma, manco se fosse dovuto andare, ecco, alla più grande festa organizzata, insomma, in tutto l'universo, no? T'ho aspettato per un sacco di tempo e tu non venivi mai, insomma, sono delle espressioni, ecco, che commoventi e anche, come dire, che colpiscono, diciamo, scioccanti, no? Che fanno veramente comprendere a volte, insomma, quanto noi siamo molto al di qua ancora, no? Di questo mistero della croce. Qui però Gesù spiega: nella croce dotai le anime vuol dire che gli feci la dote. Noi sappiamo, insomma, che una volta per potersi sposare bisognava che le spose, nei confronti di Gesù sono tutte spose, no? Perché le anime sono femminucce e Gesù, ecco, quindi la Chiesa è donna, no? Appunto perché è sposa di Cristo, quindi c'è questa, come dire, c'è questo campo semantico in cui comprendere queste espressioni, no? Ecco, quindi ogni anima deve averci una dote da consegnare a Gesù, se no senza dote non c'è stato il matrimonio, così era una volta, no? Ma noi non ce l'abbiamo la dote da dargli a Gesù. Che dote gli dama Gesù? Noi abbiamo la dote di tutti quanti i guai che combiniamo, di tutti quanti i peccati che facciamo, che gli possiamo dare. Allora è lui stesso che attraverso la croce sapeva di darci questa dote, perché se la darà da solo la dote fondamentalmente, insomma, no? Quindi, cioè, ha fatto in modo che noi, grazie a lui, potessimo averla. E al tempo stesso, però, la croce è anche il luogo di queste nozze, no? Dotai le anime e le sposai a me. Quindi, ecco perché Gesù ha così tanto giubilato vedendo la croce, no? E c'è un inno antichissimo che parla proprio della croce come di un letto di amore dove ci ha sposato il Signore. O croce beata che apristi le braccia, Gesù Redentore, bilancia del grande riscatto che tolse la preda all'inferno. Sono degli inni, alcuni sono in latino nella liturgia delle ore, quindi purtroppo non a tutti accessibili, che narrando appunto la grandezza della croce, che poi è celebrata in due distinte feste liturgiche, anche se di stampo un po' diverso, il 14 settembre con l'esaltazione della Santa Croce e nella solenne liturgia del Venerdì Santo, insomma la solenne e austera, al cui interno è previsto il momento molto suggestivo dell'adorazione della Santa Croce, no? Ora però c'è una piccola condizione, però c'è una piccola condizione, che per formulare questo benedetto contratto, ecco, di nozze, bisogna accettare i donativi che Gesù manda. La dote ce l'abbiamo, ma ci sono dei donativi del promesso sposo. E quali sono? Sono le croci. Sono le croci. E se l'anima, dice Gesù, non accetta i donativi di questo matrimonio, non se ne fa niente. E Gesù spiega e conclude che per formare uno sposalizio ci vuole sempre la volontà di entrambe le parti. E l'anima, non accettando i donativi, significa che non vuole accettare lo sposalizio. Gesù l'ha detto chiarissimamente: chi vuole venire dietro di me deve rinnegare se stesso, deve prendere la sua croce ogni giorno e seguirmi. Non c'è vita di comunione con Gesù senza amore profondo alla croce e alle croci, tutti quanti questi donativi che il Signore ci manda. E
indirettamente da questo brano si nuovamente comprende, si ribadisce che da parte del Signore sta tutto a posto, cioè lui ha già fatto tutto. Quando qualche cosa non funziona, dipende sempre, e questo dobbiamo mettercelo bene in testa a mio avviso, da carenze da parte della nostra volontà, da parte del nostro consenso. Cioè, più in generale, ecco, qualunque cosa non funzioni a livello personale, a livello generale, d'accordo? La causa deve essere sempre ricercata non in Dio, perché da parte di Dio funziona tutto, e bene, ma sempre da parte della creatura. Per cui succede una cosa brutta, non bisogna mai dire perché Dio ha permesso questa cosa e non l'ha impedita, ma bisogna chiedersi piuttosto quali cose che io ho combinato possono avere in qualche modo causato, favorito e fatto questa cosa. Quindi non bisogna andare a cercare la responsabilità di chi non l'ha impedita, ma la responsabilità di chi l'ha provocata. Cioè, questa è una cosa molto profonda. Cioè, anche il nostro grado attuale di grazia e di santità dipende semplicemente da quello che noi dal nostro canto abbiamo dato in amore di corrispondenza a Gesù. Cioè, esempi si possono fare innumerevoli, no? Fino a quando, insomma, Dio vorrà, questo possiamo pensare, insomma, anche se c'è una carenza sempre più endemica di vocazione. Per esempio, le messe vengono celebrate tutti i giorni, anche in paesi molto molto piccoli, come quello in cui io adesso mi trovo, insomma, dove sono poche anime. Che cos'è quello? Quella è un'offerta di grazia. Quante grazie prendi da queste? È chiaro che la celebrazione di una messa fa bene a tutti, da un punto di vista oggettivo, anche se non ci va nessuno. Ma è evidente che chi ci va riceve tante grazie. Chi ci va poco, poche grazie. Chi ci va per niente, niente grazie. Chi ci va molto, molte grazie. Chi ci va meglio, chi ci va sempre e bene, tantissime grazie, no? Così vale in tutte le cose. In tutte le cose. Quindi c'è questo, come dire, processo. Io insisto perché la mia esperienza di sacerdote mi assicura che questo è un punto. Noi vorremmo non fare niente, vorremmo che facesse tutto il Padre Eterno, vorremmo una soluzione facile ai problemi. Cioè, tutti gli uomini pensano questo, non comprendono che certamente Gesù ha già fatto tutto anche per noi, ma noi dobbiamo fare quel poco da un punto di vista oggettivo, ma è a volte tanto, a noi ci sembra, dal punto di vista soggettivo, che spetta a noi. Altrimenti di tutti quanti i piani dell'Altissimo personali non se ne fa niente. Siamo nel mese di novembre, insomma, dove dovremmo pensare anche abbastanza spesso, insomma, a Sorella Morte, con tutte le possibili conseguenze di ciò che porta Sorella Morte. Cioè, pensando per esempio all'inferno, non dice Dio è cattivo perché se manda qualcuno all'inferno vuol dire che dove sta la misericordia di Dio se manda la gente all'inferno, pensa qualcuno. Ma assolutamente. E questo è lo stesso discorso che ho fatto prima. Non è che Dio è cattivo perché manda all'inferno, perché Dio all'inferno non ci manda nessuno. Gesù Cristo è morto in croce per portarci tutti in paradiso, ma l'uomo può sputare sopra questa grazia che ha ricevuto e farlo fino alla fine. E Dio la libertà umana non la violenta, e l'inferno è l'attestazione ultima, drammatica, suprema e radicale di quanto quello che abbiamo detto sia vero. Ci vuole la volontà di entrambe le parti. Sant'Agostino diceva: Dio ti ha creato senza di te, ma non ti salverà senza di te. Dio ti ha creato senza di te, ma non ti sposerà senza di te. Dio ti propone la croce. D'accordo? Sono rare le croci che impone, tipo quando ti arriva una malattia, ma anche se ti arriva una malattia è sempre una proposta di croce, perché se tu vivi la malattia bestemmiando, arrabbiandoti dalla mattina alla sera,
Quella non è croce, quella è anticipazione di pene dell'inferno. Quindi, perché è anche una sofferenza imposta, diciamo così, da cui non ci si può sottrarre, bisogna vedere tu come la vivi. Se la vivi con accettazione, con rassegnazione o con ribellione. Con ribellione non ha più ragione di esistere, perché il valore non sta nella sofferenza, ma sta nel modo e nel perché io la vivo in un certo modo, no? Ecco, chiediamo veramente al Signore che queste cose ce le renda ben presenti alla nostra anima, perché ne va del nostro bene, non soltanto della nostra vita nella divina volontà, ma anche nella nostra vita di grazia, e anche, ecco, ben guardare, ecco, della salvezza della nostra anima. Bene, Santa Vergine Maria, la tua presenza in noi, nelle nostre anime, purifichi sempre le nostre intenzioni da ogni piccola macchia e scoria di terra, e la tua sapienza, ecco, ci renda sempre attenti a non lasciarci sfuggire mai, come insegnano i santi, nemmeno la più piccola occasione, ecco, per essere amici della croce, quindi amici di Gesù. Il fine è entrare e riuscire un giorno a vivere perfettamente nella divina volontà. Ma sappiamo che questo, come abbiamo meditato, è un qualche cosa che avviene gradualmente, a condizione che ci mettiamo nella possibilità di crescere sempre più in grazia e di avere sempre maggiore fiducia, secondo il nostro modo di parlare, da parte del Signore, perché possa, quando saremo pronti, concederci una vita piena e perfetta in questo mondo tutto divino. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.